inglesi, tedeschi. Ma che ci facevano inglesi e tedeschi sull'isola di Mozia negli anni 60? Il turismo dei tedeschi e degli inglesi degli anni 60 sull'isoletta di Mozia c'entra con un signore chiamato Giuseppe Whittaker. Ma chi era? Che erano dei grandi mercanti. Hanno fondato uno stabilimento vinicolo a Marsala. E poi passeggiando è venuta in quest'isola e ha visto qualche resto, qualche muro che fiorava. Nell'isola di Mozia che ha fatto i primi scavi e quindi ha trovato i primi resti. E Mozia è il luogo del Mediterraneo dove ciò che resta di quel popolo si vede meglio. L'isola di Mozia è, si può dire, la capitale mondiale della cultura fenicia. Infatti troviamo esattamente il sito come era più o meno 2000 anni fa, 3000 anni fa. Giuseppe Whittaker era una nobile famiglia, veramente. Io ho conosciuto la figlia, la Delia, che morì nel 71, che la portavamo con la barchetta a reme, con i cuscini in barca, sedeva sui cuscini, la portavamo qua, stava 20 giorni, un mesetto, e poi tornavano a Palermo o a Roma. A casa Whittaker intanto tutto è rimasto com'era. Oggetti, fotografie, stoviglie. I miei genitori l'hanno conosciuto. Stava 3-4 mesi quando faceva scavo, tutta l'estate, con gli operai. Ma poi vivevano a Palermo e a Roma. Il popolo dei Fenici è un popolo ancora molto misterioso. Il simbolo di questo mistero lo possiamo trovare per esempio nelle maschere che si ripetono, queste maschere un po' ghignanti, un po' misteriose, un po' strane, che si trovano in tutti i siti fenici. E della loro lingua conosciamo anche qualche parola. Coton è nel termine tecnico il porto degli antichi Fenici. Essere stato un popolo molto potente, capace di condizionare l'intero mondo antico. Il guardiano d'un'isola ha il compito di controllare i visitatori che camminano, la sera quando c'è la chiusura di stare attento se arriva una barca estranea, naturalmente non si sa mai nella vita, deve stare sempre allerta. È un posto abbastanza meraviglioso, incantevole, non so come definirlo. Ci sono vari scavi, ci sono anche le case, quelle che ci sono già, sono un posto meraviglioso che trasmette tranquillità e bello.
Venezia, isola piccola come un grande giardino, 20 cani, una sola famiglia, un solo borgo, neanche 10 case. Sicilia.